Eccoci qua ragazzi in un nuovo tutorial dove vedremo come sostituire il disco fisso, l'hard disk classico del computer con un SSD che mi è appena arrivato. Vi ricordate, forse due tutorial fa, vi volevo far vedere come testare i vostri hard disk. Testarli nel senso verificare se ci fosse qualche errore, se ci fosse qualche problema. Abbiamo visto che il mio portatile ha dei settori danneggiati, che l'hard disk si sta rompendo. Bene, ho ordinato l'SSD, è arrivato e voglio farvi vedere come fare. In questo caso ci serve una chiavetta USB dove installare una versione particolare di Linux e un box esterno per hard disk SATA. Questo è da 2,5 perché lo dobbiamo fare sul portatile. Prima di iniziare voglio spiegarvi a grandi linee cosa faremo. Metteremo l'SSD dentro nel box esterno. Faremo il boot del computer dalla chiavetta USB, dove ci sarà installata una particolare distribuzione di Linux. Cosa faremo con questa distribuzione di Linux? Andremo a copiare il contenuto dell'hard disk che in questo momento è dentro al computer, faremo una copia speculare, una clonazione di quell'hard disk sull'SSD che avremo messo qua, collegata via USB al computer. Una volta copiato tutto, clonato, sostituiremo l'SSD che sta qua, lo metteremo dentro al nostro notebook. Vediamo sul computer cosa dobbiamo scaricare. Intanto prepariamoci quello che ci serve per proseguire. Eccoci qua. Allora, dobbiamo andare sul sito clonezilla.org. Quando lo aprirete vi troverete a questa schermata qua. Ok, andate su download, versione stabile, clicchiamo qua, lasciamo così, però qua mettiamo ISO, file type ISO, MD64 va bene, download. Ok, qua sta scaricando l'immagine ISO. L'altra cosa che ci serve, che abbiamo già visto in altri tutorial, è Rufus, sito rufus.ie. Il sito è questo, scendiamo, qua download. Qua l'avevo già scaricato. Allora, cominciamo a scaricare questi file. Ecco qua che ha finito di scaricare la ISO di Clonezilla. Apriamo Rufus. Ok, eccoci qua. Adesso no, non mi interessa di fare gli aggiornamenti. Allora, andiamo a selezionare la chiavetta. In questo caso la mia chiavetta è questa. Immagine disco o ISO, facciamo seleziona, andiamo a scegliere l'immagine di Clonezilla. Ok, qua lasciamo così, FAT32, facciamo avvia. Ci chiede questa cosa, gli diciamo di sì, deve scaricare da internet due file che gli mancano per inserirli. Qua scegliamo scrivi in modo immagine DD. E facciamo ok. Ci dice che sulla chiavetta tutti i dati andranno persi perché lui la cancella, logicamente gli diciamo di sì. Ok, sì, sempre la stessa cosa, mi dice di stare attenti a non che verrà cancellato tutto. Ok, scriviamo l'immagine.
Ecco qua. Quando finisce, ok, pronto, ha finito, possiamo chiudere. A questo punto dobbiamo spegnere il computer. Ok ragazzi, a questo punto abbiamo la chiavetta con Clonezilla. Ok? Quindi andiamo a inserirla nel nostro computer portatile per prima cosa. Poi, box USB. In questo box USB io ho già un hard disk che non mi serve. Al momento lo tolgo. Lo metto da parte, prendo il nostro SSD, eccolo qua. Questo è da 240 giga. Su questo portatile mi bastano e avanzano. Usato una forbice, adesso non ho voglia di alzarmi a cercarla. Ecco qua il nostro SSD. Eccolo qua, rimuoviamo questa. Ecco qua l'SSD, questo è leggerissimo rispetto a un disco reale. L'SSD lo vado a mettere nel mio box. Che vado a collegare in una porta libera USB. SSD collegato via USB e pendrive con Clonezilla. Accendiamo. Su questo computer il boot menu lo apro premendo ESC all'accensione del computer. Ogni computer ha la sua maniera. Farò F9. A questo punto sceglierò Kingston, che è la chiavetta, lo farò partire dalla chiavetta. Mi troverò la prima schermata di Clonezilla, farò ancora invio. Qua mi chiede il linguaggio, possiamo mettere italiano, visto che c'è. Tastiera Stati Uniti, ma sì, dai, non stiamo lì a cambiare tanto, non è che ci serve neanche più di tanto. Ok, start Clonezilla, avvio di Clonezilla, ancora ok. Qua ci dà delle opzioni di quello che vogliamo fare. Io gli dirò di copiare device to device, cioè direttamente dall'hard disk interno all'SSD, quindi la seconda opzione. Modalità principiante, io faccio modalità esperto, così mi dà più opzioni. Allora, qua mi dice copiare il disco locale su un disco locale. In effetti è il disco locale che è già dentro nel computer al disco locale che è quello comunque su USB. Scelgo questa opzione. Qua mi chiede il disco sorgente. Il disco sorgente è il primo, questo qua da 160 giga, che è un Hitachi. Che è quello che avevamo visto che era difettoso. Ok. Adesso mi dice qual è il disco di destinazione. Automaticamente lui mi ha scelto l'altro perché due ce ne sono. Parametri avanzati. Qua conviene lasciare tutto così com'è. È già tutto settato giusto. Andiamo su Ok.
salta il controllo. Ah, ok, qua potremmo fare il controllo del file system sorgente prima di clonarlo. È già a posto perché io comunque ho spento il computer. Normalmente il computer Windows l'ho chiuso normalmente, quindi saltiamo il controllo. Qua lasciamo tutto così. Lasciamo pure così, ci chiederà lui cosa fare quando abbiamo finito di clonare. Invio per continuare. Siete sicuri di voler continuare? Siete sicuri? Perché ci dice guarda che sul disco di destinazione andiamo a perdere tutto. Sì. Volete clonare il bootloader? Sì. Ecco, ora sta copiando la partizione più grossa, quindi è la partizione per cui ci metterà un po' più di tempo. Dopo che ha finito, scegliamo power off, quindi facciamo così. Ok, adesso che la clonazione è finita, allora rimuoviamo chiavetta USB, rimuoviamo l'SSD dal box. Eccolo qua. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a mettere questo SSD all'interno al posto del disco normale. Quindi chiudo, non stacco niente a parte l'alimentazione, in questo caso tolgo la batteria e l'alimentazione. Sportello dell'hard disk. Tolgo uno, vedete, è anche l'SSD un po' più sottile, il peso è nettamente inferiore. Richiudo. Rimetto la batteria. Confrontiamo l'avvio con hard disk classico in questo momento. Il timer partirà quando premerò il tastino. Vedremo quanto ci metto ad essere sul punto di aprire Google Chrome. Vediamo l'avvio con SSD. Come avete visto, l'SSD è molto più veloce e molto più performante, quindi il computer, a parte all'accendersi più velocemente, ma anche durante l'utilizzo sarà molto più veloce. Io l'ho cambiato perché ormai l'altro si stava rompendo, ma in ogni caso, se volete anche velocizzare il computer, potete fare questa sostituzione qua. Ok, al prossimo tutorial. Ciao ciao! Mi raccomando, se il video vi è piaciuto e vi è tornato utile di andarvi a iscrivere al mio canale YouTube attivando la campanellina. Andate a vedere il mio profilo su Facebook, ci sono anche lì altri tutorial e mettete qualche mi piace, magari, e se volete condividete i miei video. E andate a visitare il mio sito. Ok? Ciao a tutti!